Il viaggio che faremo ora ci farà scoprire uno dei templi più antichi al mondo, che tra l'altro è ancora in uso come chiesa, il Pantheon. È lì da quasi 2000 anni, segno che venne costruito in modo perfetto. Perché ha quel buco al centro e perché non è mai stato distrutto, come per esempio è accaduto nel Foro Romano e per tanti altri templi degli antichi romani? Il Pantheon in effetti è famosissimo, eppure pochi lo conoscono davvero, anche perché non si fa molto per promuovere la sua straordinaria immagine e il suo significato, e invece è pieno di segreti e di sorprese. Guardate. Fu fatto costruire dall'imperatore Adriano nel 118 d.C. e la sua realizzazione durò 7 anni. Nella storia dell'architettura è stato un monumento davvero rivoluzionario che noi ora cercheremo di scoprire perché è pieno di sorprese. In antichità i templi sono sempre stati fatti per essere visti dall'esterno. Erano belli, imponenti, ma era anche impossibile per la gente entrare dentro. L'interno era sacro e riservato solo ai sacerdoti, agli officianti, eccetera. Con il Pantheon invece si capovolge questa concezione. Il vero scopo di tutto il progetto infatti non era l'aspetto esterno, che è sì imponente, ma l'ambiente interno, che è spettacolare. Insomma, è come se si rigirasse un guanto. Non era mai accaduto prima in edifici di queste dimensioni. Oggi il timpano è vuoto, ma al tempo dei Romani c'era un alto rilievo, tutto di bronzo, che descriveva la battaglia tra i giganti e le Amazzoni. Anche il soffitto del pronao era di bronzo, ma fu fatto strappare dal Papa Urbano VIII nel 1632. Era un Barberini e in effetti è famoso il detto che quello che non fecero i barbari a Roma lo fecero i Barberini. Il bronzo però non andò perduto, ma servì per fare un capolavoro del Bernini, il famoso baldacchino che sovrasta l'altare papale al centro della Basilica di San Pietro. Le sue colonne a spirale sono alte 20 metri. Per entrare nel Pantheon bisogna superare una piccola selva di enormi colonne di granito. Ce ne sono 18 e sono di due tipi, di granito grigio e di granito rosa di Aswan, cioè vengono dall'Egitto. Pensate che trasporto! Superata questa piccola foresta di enormi colonne si arriva a un'altra struttura eccezionale. È un portone di bronzo enorme, alto 7 metri. Per l'epoca fu un vero record. Non se ne conoscono infatti di così antichi di queste dimensioni. E oltre queste porte si apre una meraviglia dell'architettura. L'effetto è voluto. Di colpo ci si trova in questo immenso ambiente vuoto e ci si sente molto piccoli. Così bisognava sentirsi di fronte alle divinità. Questa cupola ha un diametro di oltre 43 metri ed è un vero capolavoro. Ancora oggi è la più grande cupola e muratura portante del mondo. La cosa interessante è che il diametro della cupola è identico all'altezza totale del Pantheon. Insomma, potrebbe starci perfettamente una sfera di oltre 43 metri. È questo uno dei segreti della sua eleganza, ma anche dell'acustica, che è perfetta. Quell'apertura lassù, chiamata oculus, cioè occhio, è stata un'idea davvero geniale. In questo modo entra la luce del sole e il tempio è luminoso. E ciò consente di apprezzare l'immensità del luogo. Questo vuol dire però che quando piove qui, piove dentro per davvero. Il Pantheon era un tempio dedicato a tutte le divinità. Ecco perché è tondo. Le statue stavano all'interno di nicchie ai lati e non esisteva un asse privilegiato, come per esempio all'interno delle nostre chiese. In realtà forse qualche divinità più importante delle altre c'era, come ad esempio Giove. Lo si intuisce anche dal fatto che alcune nicchie sono più evidenti. Le colonne, i marmi, i decori interni non sono praticamente cambiati. Tutto quello che vedete è esattamente quello che vedeva un romano 19 secoli fa. Anche il pavimento è originale, qui insomma hanno camminato l'imperatore Adriano e molti altri imperatori dopo di lui. È stato fatto con dei marmi preziosi che venivano da tutte le parti del Mediterraneo. In realtà il vero fascino del Pantheon non è tanto nei suoi decori, ma nella sua struttura. È uno dei capolavori dell'architettura e dell'ingegneria di tutti i tempi. Se provate a costruire questa cupola con dei mattoni, crolla subito.
Potrebbe star su se fosse in cemento armato, ma i romani non conoscevano il cemento armato. Come fecero allora? Beh, usarono un trucco davvero ingegnoso. Questa cupola, infatti, è un blocco unico, quasi un monolito. È stata realizzata con una colata unica di calcestruzzo a strati successivi, un po' come quando si fanno dei vasi. Ma non era del calcestruzzo qualunque, era speciale. Ed è proprio questo il vero segreto del Pantheon. Il calcestruzzo, come si sa, è del cemento mescolato a della ghiaia, della pozzolana. Il principio è semplice. La ghiaia rappresenta in un certo senso tanti piccoli punti di forza, delle cellule, intorno ai quali il cemento fa da collante. E questo rende l'insieme molto resistente. Se i romani avessero usato della ghiaia normale, la cupola sarebbe stata così pesante da crollare. Così, nella parte più bassa, al cemento mescolarono pezzi di travertino, che è pesante. Poi, man mano che si saliva, al cemento mescolarono materiali più leggeri, prima pezzi di tufo e di terracotta, poi solo tufo e infine pomici. E la pomice, si sa, è leggerissima. Insomma, man mano che si sale, la cupola diventa sempre più leggera e non solo, diventa anche sempre più fine. È una concezione estremamente moderna, ma adottata quasi 2000 anni fa. Anche quelle grandi nicchie, chiamate lacunari, avevano lo scopo di alleggerire la cupola. Inoltre, aumentando la superficie, consentirono un più rapido asciugamento del calcestruzzo. E naturalmente hanno anche un effetto estetico davvero unico. La cupola fu costruita come un igloo, strato su strato. Ogni strato si reggeva sull'altro, quindi la cupola funzionava già prima di essere ultimata. Fu una tecnica che affascinò persino il Brunelleschi, che venne qui per studiarla prima di costruire la cupola del Duomo di Firenze. La cupola pesa più di 5.000 tonnellate. Perché allora, come si dice, non spancia? In effetti è un rischio più che reale. I romani hanno usato un trucco. La cupola riposa come un coperchio su di un enorme cilindro di muratura, spesso 7 metri. È così alto e massiccio che imbriglia e controbilancia perfettamente la tendenza allo spanciamento della cupola. Da fuori si vedono molto bene archi e ponti immersi nella muratura che servono a scaricare l'intreccio di forze e tensioni che attraversano il gigantesco cilindro. Perché il Pantheon non è stato distrutto? In fondo si trattava di un tempio pagano. Beh, il motivo per cui si è salvato è che un papa nel VII secolo d.C.